Amici sportivi, eccoci qua, come ogni sabato in casa Pisogne, Palaromele, si affrontano stasera la Pallacanestro Vicentina 2012 e i nostri eroi dell'Alto Sebino, eroi che nel turno infrasettimanale hanno rimediato una sconfitta. Ma vedo che c'è un minuto di silenzio e quindi tutti in piedi. Il ragguaglio avverrà durante la partita e nel frattempo osservo il nostro quintetto, c'è Kevin Cusenza, Armin Masic, il nuovo acquisto, c'è Caversazio dal primo minuto e Conte con Capitan Sabadini subito alla palla 2, quindi lasciano spazio Guerrieri e Coltro. Bene, allungheremo le rotazioni, cosa che secondo me sarà importante in questo proseguo di partita. Intanto fulmineo dalla palla 2, Masic riesce a tenerla e Edo Caversazio, pardon, Capitan Sabadini, la schiaccia di prepotenza per il 2-0 casalingo. Vicenza, Nilpei, Contrini, e ora una palla recuperata dalla difesa molto aggressiva e pulita sempre di Capitan Sabadini, ed è una palla nuova di Zecca da portarsi in attacco per Conte, che aspetta il movimento di Masic. Uscita semidoppia per Sabadini, Cusenza dall'angolo non se la sente, si muove ancora la palla, 6 secondi, Masic, finta ottima, resiste al contatto ma non riesce a concludere. Ed è palla parida di Vicenza, attenzione alle transizioni di Vicenza, molto molto rapide, molto pericolose. E attenzione anche ai lunghi di Vicenza che non solo si fanno valere nel pitturato ma anche nel tiro da tre. Zingarata che non conclude di De Martini, che è esperto in questa fondamentale. Caversazio già di là e si porta a casa un fallo. Rimessa quindi dal fondo per l'Alto Sebino. Attenzione Andrea Campiello nel pitturato, un lungo che si fa valere molto, squadra vicentina sui 30 anni contro i 20 e qualcosa Alto Sebini, esperienza contro vigore giovanile. Conte anche lui dall'angolo non se la sente, Armin Masic non va e Vicenza è già dall'altra parte, non perdono assolutamente tempo nella transizione offensiva. Conte ha i suoi problemi, Conte ha i suoi problemi ad arginare la verve di Svoboda. Per completare il roster vicentino, Svoboda, De Martini, Montanari, Corral, Diego, i due argentini sono Svoboda e Corral. Liberissimo Svoboda, che si prende un airball che non è assolutamente da lui perché è un fondamentale in cui si lascia ben guardare. Sempre 2-0 dopo 2 minuti di partita, ritmo per il momento piuttosto compassato, le due squadre si stanno ancora studiando, non rischiano soluzioni coraggiose. Si svita bene Cusenza che riesce comunque a tirare ma non a segnare, anche Masic da solo sotto canestro non riesce a fare il suo. Edo Caversazio interrompe le trame
velocissime costruite da De Martini e da Corral. Rimessa in attacco sporcata ancora da Caversazio, Sabadini, Caversazio molto 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 reattivi in difesa, e ci vuole, stretti in un angolo, i giocatori vicentini fanno un po' fatica a uscirne, allora preferiscono giocare per linee esterne e qui pasticciano un po' la palla per fretta, che rimbalza fuori ed è ancora rimessa Sebina, che deve concretizzare assolutamente queste cose buonissime che sta facendo in difesa. Cusenza accompagna l'uscita di Caversazio dal blocco, ma è sempre sul perimetro che si gira, trova un bel tiro dall'angolo e segna da due punti, un piedino sull'arco, e sono 4-0, massimo vantaggio della partita. Vicenza finalmente trova un fallo, qui Svoboda si libera molto bene dalla marcatura di Masic, che però ha qualcosa da ridire con l'arbitro, non è molto d'accordo, non è molto d'accordo, è il primo fallo per l'alto Sebino, il secondo fallo per l'alto Sebino, pardon. Zona Sebina sulla rimessa d'attacco di Vicenza, gira molto bene la palla qui, rischio passi e tiraccio sullo scadere con Caversazio che impone la sua difesa, qui la transizione purtroppo non si conclude, Sabadini torna più in fretta che può e De Martini deve ricominciare. Rischio passi un'altra volta, pasticcia Vicenza in area, chiusa benissimo dai difensori Sebini. Caversazio rischia di perdere la palla scivolando, Conte se ne rimpossessa. Sabadini da tre, così, Ale, e non va. Campiello, Andrea, fa ripartire l'azione, sempre molto molto rapida di Vicenza. Vicenza che sicuramente alzerà i ritmi anche in difesa. Pesca molto bene Corral ed è il terzo fallo Sebino. Corral va in lunetta per sbloccare il risultato, togliersi dal zero, dalla farina. Eccola qua, primo libero messo in scioltezza e ora rimbalzo. Mette anche il secondo, 4-2, di mezzo allo svantaggio. Conte la spinge velocissimo, trova ancora Masic, questa è la trama. E qui Caversazio, proprio sotto gli occhi dell'arbitro, commette fallo in attacco, sempre aiutando Sabadini nel svincolarsi dalla marcatura con un blocco troppo insistito. Siamo alla 13esima partita di campionato, siamo a 12 sconfitte, una vittoria per l'Alto Sebino. E ci vuole come il pane contro la quinta in classifica, una delle tante quinte in classifica. E ancora una volta accidenti, sia Cusenza che Conte non riescono a concludere una bellissima azione difensiva con una ottima transizione. E invece dall'altra parte subito Vicenza con Corral, che pareggia, impatta a 5 minuti e 17 da giocare. È un vero peccato perché l'Alto Sebino si fa preferire di gran lunga in difesa, ma ahimè non concretizza poi nell'altro versante. Qui fallo vicentino e primo cambio della partita per coach Silvestrini. Entra Chinellato, esce Montanari, è uscito anche Edo Caversazio, è in campo Guerreri. Caversazio che probabilmente ancora non è al 100%, soprattutto coach Giubertoni per tenere lunghe le rotazioni preferisce non rischiare
il sovraccarico di falli. Calessarci è sempre stato molto generoso. Tiro apertissimo, comodissimo sul raddoppio difensivo, punito. È Svoda che mette i suoi primi punti. Capitan Sabadini non ci sta, ma si ricomincia da Masic che tira da 8 metri e realizza. Trova la tripla che pareggia la partita. Masic però si lascia sfuggire. Montanari che però viene stoppato da Capitan Sabadini. Dall'altra parte Cusenza che realizza e time out. Ospite. Time out Vicenza, che giustamente non è tanto per una questione di punteggio, l'altro Sabino non è scappato via, ma le maglie difensive dell'altro Sabino riescono a impedire facili giochi per Vicenza. Che ha fatto gli ultimi due? Cusenza. Dicevamo, Vicenza non trova il suo ritmo, non ancora, e soprattutto nella transizione Sabina che subisce troppo facilmente, al di là del fatto che l'altro Sabino per il momento non ha realizzato con continuità quello che ha prodotto in difesa, la preoccupazione giustamente per gli ospiti c'è, perché a questi livelli è un attimo e raddrizzano un po' la mano e ti fanno il parzialone e speriamo, anche se ho un quarto di sangue vicentino, ragazzi miei, io amo i gatti, ma non con le patate. Si ritorna in campo. Rimessa vicentina. Nulla mi pare cambiato nell'assetto tattico, nello scacchiere dei due schieramenti. Masic sempre sulle tracce di Martino. Backdorone, e invece sì, qualcosa è cambiato nelle trame ospiti, perché c'è nuovo entrato il capitano Campiello Umberto, non Andrea, che mette comodo un layup nel cuore dell'area per il sorpasso, per il pareggio vicentino. Masic ci riprova, ma da troppo vicino, da soli 7 metri. E non va, qui Conte ferma la transizione ospite. Esce Cusenza. Entra Manuel Di Meco, che ha ben meritato, ha fatto anche il suo nell'ultima partita. Rimane in campo Conte, siamo a bonus. Per l'altro Sabino due falli fermi gli ospiti vicentini. 3 su 3. Dalla lunetta è Chinellato, che mette anche il suo secondo personale. 11-9, 3 minuti da giocare e mezzo. Conte consegnato, zingarata, e riesce a subire fallo dal nuovo entrato Umberto Campiello. Terzo fallo vicentino, rimessa dal fondo. Goveri lunghissimo, riceve facile, non ci pensa un secondo Sabadini. Di Meco ci prova ma non riesce a intervenire, rimbalza in attacco e Vicenza è già di là. Gioco a due, palla facile per Andrea Campello, che però non riesce a svitarsi a segnare, forse un minimo di contatto, restituisce in qualche modo la palla, contrariato, e se ne torna in difesa. -2 Sabino, Masic in post. Masic in post raddoppiato, non se la sente. Di Meco da 3 non va. Siamo a un canestro da 3 realizzato da 8 metri da Masic e tanti altri sbagliati, ahimè, per l'altro Sabino, che deve assolutamente affidarsi anche a questo fondamentale. Rimessa contestata, palla spizzata, forse sì, forse no, perdita della maglia bianca. Nessun problema, si ricomincia.
De Masic che chiama, Conte che esegue e aspetta i movimenti dei compagni, che però non ci sono. Cos'è successo? Rifiuto? Rifiuto di Masic? Che rischia qualcosa, eh sì, con sulle sue tracce Svoboda, che però pare abbia commesso fallo, quarto fallo, adesso sarà, dalla prossima sarà in bonus anche l'altro Sabino. Conte la rimessa, Gorrieri sempre lungo. Basta che non mi bevi la birra, poi va tutto bene. Cambia il Ciocampiello, torna in campo Corral. E anche Conte lascia il posto a Borghetti. Un po' di verve difensiva. Vedremo, forza Borghetti. Che si accomoda su Svoboda, uno dei clienti più pericolosi. Cominciano già le scintille. Cominciano già le scintille. Svoboda in corsa, Svoboda in corsa. Borghetti lo frena. Ed è di nuovo palla Sabina. Una difesa che mi sta veramente molto piacendo. Masic fintona. Masic non fallo. Giocatore vicentino steso. Mentre si va già di là. Fermi tutti, no, si rialza Corral giusto in tempo per commettere fallo su Masic. Masic, Corral e Borghetti, Svoboda. Qualche lamentela sui contatti. Interviene anche coach Giubertoni. E un fallo tecnico? L'arbitro se ne esce con un fallo tecnico per, immagino sì, il numero 7 vicentino Svoboda. Reo di eccessive lamentele, reiterate lamentele. C'è un cambio. Nel campo Chemello, esce giustamente Svoboda, più nervoso che efficace. Svoboda italo-argentino, ma da anni milita in squadre italiane, tra la B, la C e la Lega Dilettanti. Masic, Armin in lunetta, autore di un buon esordio qui in casa sabato scorso. Anche l'altro Sabino realizza il suo primo tiro libero su 1. Va anche il secondo, morbido, ed è pareggio di nuovo, 1.40 da giocare. Vicenza ha più miti consigli, decide di far girare la palla, vediamo se cercheranno giocatori sotto, ma che si svita bene l'attacco ospite e tappa in vincente di Corral, con un po' di fortuna anche. Di Meco perplesso batte la rimessa, Masic se la scanocchia. D'altronde minaccia a guardia. Passaggio d'altri tempi per Sabadini, che trova un Borghetti un po' corto dall'arco, perde la maniglia. Chinellato e lascia la rimessa all'alto Sabino. Pensavo ci fosse un tocco, pensavo fosse rimessa in attacco, ma nessuno si è lamentato, quindi l'ho visto solo io. Ed ecco che anche Coltro si accomoda sul cubo del cambio. Borghetti facile, Masic si alza in jump, ma prende soltanto il retro del canestro. Chinellato, zingarata di Meco, lo ferma in qualche modo, ma che non lo ferma, che nell'atto riesce a realizzare e andrà in lunetta per il supplementare. 15, esce Masic, entra Coltro, si abbassa il quintetto per coach Giubertoni, rimane in campo Sabadini che è l'ultimo rimasto dal quintetto di partenza.
e va anche questo tiro libero, 5 su 5 per Vicenza, 16-11 massimo vantaggio Vicenza, 40 secondi di giocare. Colto sviene e lascia un comodo contropiede per Vicenza. Ai ai ai, brutto esordio. Forza ragazzo, forza ragazzo. 18-11, 7 punti da recuperare. Borghetti contro, contro Borghetti. Gorreri trova benissimo Di Meco sotto canestro. Quando ormai si era alzato tutti pensavano che stesse per tirare. Tutti naso all'insù, ma Di Meco era pronto. 7 secondi da giocare, tiro liberissimo che però prende lo spigolo. Lotta al rimbalzo, no buono, e finisce così il primo quarto, 18-13. Quando vuoi. Vado. Vai, vai. E rieccoci di nuovo qua per il secondo quarto della partita. Stessa situazione di difesa e attacco, quindi Alto Sebino che attacca da sinistra verso destra, Vicenza a destra verso sinistra. Panchine invertite. Vicenza comodo, si riproduce in attacco, vediamo se avranno cambiato qualche trama. Sì, un po' più robusto Campello nei blocchi, più utilizzati. De Martini infatti va sul blocco e sul riblocco, bellissimo scarico nell'angolo sempre per Andrea Campello che però non segna. Gorreri da solo. Forse un goaltending non segnalato dall'arbitro e Vicenza appoggia comodo con Corral, 20-13. Un goaltending subito da Gorreri, non fischiato dall'arbitro. Almeno ci è parso. Coach Gilbertoni si è tolto la giacca, tra un po' secondo me toglie anche la camicia e sicuro c'ha sotto la maglietta. Intanto Gorreri si vendica così con una triplozza per il 20-16 o 16-20. Ancora Campello blocca, Gorreri deciso, De Martini comunque non ne approfitta, svoboda contro Borghetti, pardon scusate, non svoboda. Ma Chemello e poi segna in grazia Chinillato. Intanto c'è un antisportivo fischiato ai danni di Colto che va in lunetta. Antisportivo tattico per fermare la transizione Sebina in contropiede. Colto solo soletto, sbaglia il primo. Forza ragazzo. E sbaglia anche il secondo, siamo a 1 su 3 dalla lunetta per l'Alto Sebino contro i 5 su 5 ospiti. Esce De Martini e torna in campo a Svoboda. Fiuta l'odore del sangue Vicenza e forse anche ha ragione. Borghetti Colto che chiama lo schema e si libera dalla palla. Capitan Sabadini che dà il metro. Colto velocissimo si infila e segna. E segna e si fa perdonare i due liberi sbagliati dopo l'antisportivo. Colto che si occupa di Svoboda, brutto cliente. Anche Chemellato non scherza comunque. Jump da due per Campiello. Al rimbalzo non è andato a buon fine, regalo a Vicenza di un secondo possesso in attacco quando se ne stavano già mestamente tornando in difesa. E qui sulla rimessa Campiello lasciato colpevolmente libero in mezzo all'area, segna facile i suoi primi due punti. Queste piccole sviste costano care perché giocare 20-22 secondi alla pari e poi gli ultimi due lasciarli lì non va bene. Alza la parabola Borghetti evitando la stoppata, non segna ma Di Meco bravissimo, rimbalzo in attacco e fallo subito. Va in lunetta? No, non era in azione di tiro, quindi rimessa in attacco, siamo due falli a zero a favore dell'Alto Sebino. Borghetti dall'angolo senza pensarci, non va.
ed è ancora Vicenza con Svoboda in attacco, Coltro su di lui, Coltro, gambe, Corral se lo porta via. E qui la rotazione lascia libero di nuovo Campiello che segna facile. Zona Vicentina, rischio Borghetti, gli viene restituita la palla, si butta dentro. Non trova un angolo e quindi Capitan Sabadini, comodo centrale ma non segna da tre. E di nuovo Chemellato che trova non trova Corral. Palla sui piedi, ultimo tocco di Meco e time out. Alto Sabini. 26-18, 8 punti di svantaggio. Alto Sabino riesce a mettere un po' di sabbia negli ingranaggi vicentini in attacco, ma comincia a porgere un po' il fianco, comincia ad avere la coperta un po' corta, mi sa. Vicenza comincia ad aprire un po' di più. Ad aprire un po' di più la difesa, ad allargarsi nel gioco, e questo l'altro Sabino lo paga soprattutto nei raddoppi che è costretto a fare. Vediamo un po' coach Giubertoni che tipo di ragionamenti farà con i suoi. Predicherà calma, immagino un po' anche sì, ma soprattutto vorrà correggere qualcosa in difesa, quella verve che a inizio partita gli aveva aiutati. E infatti torna Edo Caversazio in campo, gli lascia spazio Capitan Sabadini che non è ancora uscito. Guerrieri, Coltro, Borghetti rimane in campo, Caversazio per Sabadini ed è zona sulla rimessa vicentina. Caversazio, molto concentrato, Campiello, pesca molto bene Corral che però non riesce a segnare ma subisce fallo e andrà in lunetta. Primo fallo, Alto Sabino. Esce De Martini, esce Antonio Chemello. Segna il primo Corral. Vicenza non ha ancora sbagliato un tiro libero. E non sbaglia neanche il secondo. Io ci ho provato. Non sbaglia neanche il secondo. Borghetti, Caversazio. Trama è la stessa. Caversazio per Sabadini. Stesso pendolo. Contro la zona. Coltro la mette giù. La ributta fuori. Edo, Caversazio, un po' sbilanciato. La segna lo stesso. Per il 21esimo punto Sabino, 28-21, 7 punti da recuperare. Attenzione al quarto di campo, Svoboda non ci casca, Campiello vede solo lui. Un compagno pronto al taglio, ma c'entra il fondo del campo. E così l'altro Sabino può ricominciare in attacco per ridurre ancora un po' di più le distanze. Borghetti in angolo, non si fida, fuori di nuovo Di Meco. Borghetti stavolta è veramente libero, può andare fino in fondo, trova Di Meco, bravissimo, una spina nel fianco Di Meco per la difesa vicentina. Due canestri facili in apparenza ma preparati, costruiti molto bene nella difesa ospite. Di Meco in area, evita lo svitamento di Campiello, lo accompagna verso l'uscita ma c'è Corral in agguato che riesce a segnare. Campiello fosse passoso nel movimento e qui Di Meco perde la maniglia, apre il contropiede, deve fermarlo con un fallo antisportivo e siamo 1-1 per gli antisportivi. Esce dal campo e torna in campo Kevin Cusenza, dispiaciuto Di Meco. Perde proprio la maniglia e mette Corral in lunetta. Sbaglia il primo tiro libero della partita per Vicenza.
non il secondo. E adesso una rimessa in attacco, nuova, se ne occuperà Chinellato con De Martini pronto a ricevere. De Martini, scuola Treviglio, un altro dei giocatori esperti. Andrea Campiello qui non riesce a realizzare, Masic mette i piedi per terra ma sbuccia il ferro, niente da fare, queste transizioni con tiro rapido molto ben eseguite, ma purtroppo manca il canestro, ahimè. Borghetti su Chinellato, Masic su De Martini, Coltro sempre su Svoboda che cambia. De Martini si butta dentro, forse subisce fallo, niente di che. Seconda possibilità di tiro per Vicenza che non sbaglia. Tutto bene sulla prima conclusione, ma Vicenza ci crede, va a rimbalzo in attacco con due uomini. E il punteggio gli dà ragione, torna in campo Conte per Coltro, un Coltro non sui suoi standard. Caversazio rinuncia, Masic dentro difficile per Cusenza, rimessa in attacco, 14 secondi da giocare. Intanto è entrato in campo Montanari per Chinellato. Masic, Cusenza, linee esterne intercettate da Conte, questo non me l'aspetto. Armin Masic ancora da tre, non va, non ci riprova, zingarata. Conte ancora da tre, niente da fare, ancora Vicenza che si lancia in contropiede. Questi tiri da tre oltretutto espongono molto il contropiede vicentino alla transizione, ma rapida stavolta la Tosebina orientale. Ci prova anche Corral con un airball, però è venuto in campo da nuovo entrato Morellato. Andrea Campiello dice bah, ce l'ho io, che faccio, mi giro, boh, tiro e segno per il 35-23, massimo vantaggio, 12 punti da recuperare per l'Alto Sabino, 4 minuti da giocare, di nuovo time out casalingo. E qui ragazzi il coach Gibertoni secondo me si incazza, mima anche gesti incontrovertibili, non ci si può far fare certe cose, passaggi dietro schiena, contropiedi 2 contro 1, ma dove siamo, al CSI? Ma stiamo scherzando, io ci bevo sopra. Rientrano in campo le squadre, non penso che ci saranno cambi, infatti non c'è nessun cambio di giocatori, qua ci deve essere un cambio di mentalità. Certo, Vicenza naturalmente è forte, dicevamo è una delle quinte in classifica, ce ne sono 3 a pari punti, reduce da una bella vittoria tonda, centenaria. Qui Conte rischia tantissimo ma riesce a tenere la palla contro De Martini. Masic sotto le gambe, Masic subisce lo stoppone di Andrea Campiello. Ha provato a metterci personalità, ma il risultato è un'ennesima transizione vicentina, rapidi e letali, dopo aver mangiato la palla. Cusenza, Masic, Caversazio, qui mi sembra che si faccia un po' tutti 1 contro 5, Caversazio ci prova e secondo me meritava anche maggior fortuna ma non ci riesce. È entrato il nuovo entrato Morellato, tripla per lui, 40-23 il parziale. Secondo quarto devastante di Vicenza che ha messo le cose in chiaro. Conte pesca bene Cusenza che trova il fallo di Morellato.
Intanto c'è Capitano Sabadini pronto a entrare. Vediamo al posto di chi. Mette il primo Cusenza, per fortuna. Intanto è tornato in campo Chemello. Mette anche il secondo Cusenza e esce per Capitan Sabadini, che aveva molto ben iniziato, soprattutto in difesa. Si accomoda su Corral. No, lo lascia anche Versazio. Ed è zona. Una zona con Caversazio che è in doppio ruolo praticamente, si occupa di Campello, poi di Corral e poi Sabadini. E qui Svoboda, difficile, ma non per lui. Tripla del 43, sempre 18 punti da recuperare, 18 punti. Borghetti rinuncia, sempre per via laterali, sempre strade chiuse, palla ferma, giocatori fermi. Caversazio infatti riesce a perderla. Masic si allunga su De Martini. Commettendo fallo e lasciandogli mettere anche il tiro. E quindi De Martini andrà anche per il supplementare. Masic si accomoda in panchina. Torna in campo Gorreri per lui. venti punti di margine. Sbaglia il supplementare De Martini, gira sull'anello e esce. Conte più sicuro, si stoppa, si arresta, si gira. Gorreri in angolo per Conte di nuovo. Corral non ci casca e la difesa vicentina sbatte fuori la palla. Lato 6 secondi, Conte si svita in uscita dal blocco. De Martini in ritardo si getta su di lui e sulla sua finta. Non ce l'ho cascato neanch'io. E quindi sono 14 secondi di nuovo. E quarto fallo per gli ospiti. Caversazio da tre, non va, sputata fuori. Non è serata, per il momento almeno. De Martini predica calma. Stagger per Svoboda. Ricciolo rifiutato, Campiello ancora per Svoboda. Che là da dentro è difficile per un lungo prendere questa palla, riesce comunque a tenerla. Blocco, riblocco, Svoboda segna. Questo gioco a due non lo so quanto voluto e quanto improvvisato, però è assolutamente efficace. E Conte è rimasto negli ingranaggi. Parata di Gorreri in angolo per Caversazio. Veloce questa circolazione. Sabadini da tre. Veloce questa circolazione, molto buona finalmente. 28-47, 19 punti da recuperare, 1-10 da giocare. Prima di andare a bersi il tè. Tocca Borghetti che si lancia velocissimo, ma la spara su Gorreri che poi non riesce a darla a Sabadini e palla persa. E di nuovo in attacco Vicenza, che però non segna, subisce fallo. Sarà per il poco pubblico il silenzio, ma sento distintamente la voce di coach Giubertoni e questo non è un buon segno. Sono 49 punti per Vicenza, che probabilmente ci ha preso gusto, ha superato il centello per la prima volta in Serie B mercoledì e vuole rifarlo. Time out a 40 da giocare.
Ma io di questo time out avrei fatto anche volentieri a meno, sinceramente. Comunque, c'è un motivo se io sono qui e loro sono lì. Ce n'è anche uno. Cioè, che voglia stesso. È una serata buttata. E l'impressione è quella. Sì, sì, sì. 20 punti diventano 40 alla fine della partita. Se vanno avanti così, sì. Figa. Sì, sì. Peccato. Io se mi sarei incazzato il gioco. Mamma. Altro che. Minutino di pausa passato e si ricomincia. Più che si ricomincia, spero che si incominci. La buona verve dei primi 5-6 minuti dell'Alto Sebino, io vorrei rivederla. Ci sarà un vantaggio ad essere giovani. Pressione sulla rimessa vicentina. Timida. Borghetti su De Martini. Ed è zona. Ed è ancora zona. Conte in due fasi. Bravo, energico, buon uso delle gambe. Borghetti, Edo che accompagna. E Guerrieri che intercetta benissimo e si distende l'Alto Sebino. Ma lascia il tempo a Vicenza di recuperare. Sullo scadere Guerrieri segna la tripla e buonanotte. Ok, ok, quando vuoi. E bentornati per il secondo tempo della partita. Secondo tempo. Che cena all'World Wide West. Oh, terzo quarto. Old Wild secondo tempo con Vicenza che non vede l'ora di chiudere la pratica, giustamente. E l'Alto Sebino che vediamo un po' se oltre al tè ha anche fatto due chiacchiere negli spogliatoi su quello che devono fare e che non devono fare. Ho acceso un attimo il tabellone giusto per farmi male, il tabellone luminoso, per vedere quattro statistiche che ben conoscete se avete visto la partita. Intanto Cusenza, mi meraviglia la tre per il 34esimo punto, 15 punti da recuperare per l'Alto Sebino che è ancora a zona, continua con le sue trame tattiche, si spera con altra verve, con mani alte. Stavo dicendo, ho acceso per un attimo il tabellone luminoso per farmi un po' di male. 25 rimbalzi a 11 per Vicenza che intanto risponde con De Martini da 3 dall'angolo e ricaccia 17 punti di svantaggio l'Alto Sebino. Quasi 10 rimbalzi in attacco per Vicenza e si sono visti e sentiti. Qui intanto Cusenza non riesce a realizzare dopo aver preso un bel rimbalzo appunto in attacco. Beh, almeno la verve c'è. Su, su, non ti scoraggiare Kevin. Trottata in difesa, oh, ok. %50 da 2 per Vicenza che ha tirato molto più da vicino che non da lontano. Pur con le stesse percentuali da 3. Alto Sebino che invece ha trovato poco spesso soluzioni perimetrali e quindi si è affidata al tiro dalla lunga ma con poco successo. Qui Vicenza pretenziosa cerca di bucare la zona con un passante, un tracciante che non va a buon fine, viene solo spizzato e quindi lascia l'Alto Sebino l'attacco sempre per linee perimetrali, sempre con circolazione di uomini di palla, sempre con difficoltà poi a scaricare e infatti per fortuna pasticcia Vicenza e Masic trova Cusenza perché due mastini, tra cui Chiniello, erano già di là con la bava alla bocca. Andrea Campiello che non riesce
a farsi voler bene al tabellone, se lo fa sputar fuori. 15 punti da recuperare per l'altro Sebino, una scalata possibile, magari non con questi passaggi. Masic che chiede collaborazione per cambiare con capitano Sabadini, che dall'angolo non la mette. Sempre zona, sempre attaccata con molta calma da Vicenza. E Chinellato, mi scuserete, ho sbagliato il nome, che è Chinellato, che appunto si infila comodo comodo, mentre Conte se la pasticcia con De Martini, che per fortuna non infierisce. E qui schiaccia Sabadini dal fondo. Sempre 15 punti da recuperare, sempre 7 minuti da giocare, sempre zona alto Sebina. E De Martini e Chinellato non si capiscono, palla persa. Piccolo blackout vicentino, ma qui bisogna essere bravi ad approfittarne, cosa che non è stata fatta nei primi 5 minuti di gran verve del primo tempo, del primo quarto per l'alto Sebino. Campello fa rischiare Sabadini, Masic da 7 e mezzo, ancora troppo vicino, Cusenza se la prende, Conte, Sabadini trattenuto, Chinellato, fallo prima del tiro. Quindi non si andrà in lunetta, immagino, il primo fallo del terzo quarto. Conte si incarica, non c'è Guerrieri lontano lontano, c'è Caversazio, aiutato dal blocco di Cusenza, ma De Martini aveva capito tutto. Caversazio scarica, Conte si svita, si riavvita, si pasticcia. Caversazio! Caversazio come un treno dentro l'area! Raccoglie, ringrazia e segna di mano mancia, 13 punti da recuperare. E c'è vita ragazzi su Marte. C'è vita su Marte, Chinellato, Chinellato contro Conte. Campello, blocco ruvido. Svoboda in angolo. Per De Martini che ancora una volta la mette. E ricaccia a meno 15. D'Alto Sabino, che pure aveva ben difeso, ma paga queste zone di campo con la zona, giustamente. Cusenza ci prova, Conte non trattiene, fuori palla vicentina, time out con Gigi Bertoni. Mamma, grazie. No. Dove va? Penso 0-0. Sì, immagino. Sì. 5 minuti qua. Non si schioderà. No, non penso. Ennesimo time out. Io ho nei time out, non so cosa dire, non sapevo cosa dire ai miei giocatori, figurati in telecronaca. Posso dire che manca 5.52, che ancora non nevica, ci sono i mercatini a Gorzone, molto belli tra l'altro, anche a Bienno. Oh, per fortuna gli abiti mi tolgono dall'impiccio. E si torna in campo, 40-55, ecco, sotto di 15, così uno si sente più tranquillo, gioca più rilassato. Capitano Sabadini, Edo Caversazio, Masic, Cusenza, Conte, sono il quintetto che aveva iniziato la partita. De Martini sempre a portare palla. Masic che si fa beffare un po' da blocco, Svoboda non riesce a trovare Chinellato nel taglio. Palla toccata di qua e di là. Svoboda ancora si lamenta, ma è palla Sebina. Nessuna pressione difensiva per Vicenza, almeno fino all'arco. Masic pescato molto bene da Caversazio dentro. Fuori di nuovo per Conte, si ricomincia. Cusenza tenta un blocco, niente da fare. Sono 8 secondi da giocare. Masic imbastisce l'azione solitaria. Tenta lo scarico per Conte, palla fuori, 3 secondi da giocare. 3 secondi da giocare.
si chiamano a gran voce gli schemi per questa rimessa dal fondo. 3 secondi, si tocca e si tira, Cusenza esattamente fa questo. Che cosa è successo? Cusenza ha sbagliato il tiro da 3, Conte ha preso palla, non è riuscito a metterla, sfortuna. Palla comunque tenuta in campo da Vicenza, che riparte. Sempre attaccare la zona. Sporcata da Conte, che sta perdendo la fascetta. A 2 secondi, 1 secondo, chi nell'altro tenta il tiro, non va. Sabadini, Masic sulla fascia. Sfrutta il blocco di Cusenza nella tasca. Cusenza però si pasticcia nell'angolo, fuori per Sabadini, tiro da 3, non va. Mentre invece è Umberto Campiello che trova una bella penetrazione di sinistro, pesca il fallo, non realizza ma va in lunetta. Vicenza passeggia comoda, tiene il più 15 e fa assolutamente bene. Non va il primo tiro libero di Campiello. Intanto si è tolto la giacca anche il vice Gervasoni. Realizza il secondo Campiello. Conte di là, rapido nel portare palla, Cusenza che fa da pendolo. Fallo di Chinellato. Ma cercando di passare nello stretto, Chinellato forse ha sbracciato un pochettino. Intanto coach Giubbetto ne approfitta per mettere Guerreri al posto di Edo Caversazio, che ci ha messo l'anima, ma ripeto, secondo me non è ancora nella sua forma ideale. E intanto si riprende, fintona di Conte per Masic che si fa sporcare da Chinellato con una stappata difficile da vedere da dietro, gli scippa la palla. Masic tocca, rischia il fallo, ma Vicenza non conclude. Altro Sabino riesce a pasticciare la palla e andare in transizione. Conte dall'angolo prende fiducia, ma prende anche il ferro e non realizza. Di nuovo Vicenza di là, rapidissimi e organizzati. Borghetti sul cubo, così come Di Meco. Umberto Campiello, jump che non riesce. Armin Masic si butta dentro di sinistro, allarga troppo, non segna. E Vicenza è ancora di là per un'apertura e tiro di Svoboda che non segna, tanto cosa gliene frega, più 16. Masic, zingarata, Sabadini, finta, si appoggia e segna. Ottima la finta, si butta dentro, deciso, capitan Sabadini. Sempre in zona Alto Sebina, paga il buco, per fortuna battezzato Campiello, non segna. 14 punti da recuperare, Sabadini, Masic, Masic, Sabadini, Masic, mezzo fallo non fischiato, Cusenza finta dentro, segna. Ma i giocatori vicenzini se ne parlano un po' sopra. De Martini chiama ancora testa, Svoboda alla palla, si gira, si rigira, stavolta Campiello rinuncia al tiro. Sono 5 secondi da giocare, pescato dentro, molto bene Corralma, infrazione di 3 secondi, doppio cambio Sebino, esce capitan Sabadini, esce Masic, dicevo Di Meco e Borghetti in campo, esce anche Svoboda. Per Montanari, Guerreri, finta contro finta su Chinellato, scarico Borghetti, la raccoglie sotto le caviglie, Cusenza di spalla,
Cusenza di spalla contro Campiello, non riesce. Ci ha provato però. Qui Goveri si fa fischiare un fallo sulla partenza di Chinellato. Molto rapido, molto energico Chinellato. Quando manca 1.52 sono 12 punti da recuperare. Conte si appoggia un po' su De Martini che se ne frega. De Martini Chinellato, Chinellato De Martini, Campiello ancora in area, ancora la butta fuori, non va. Ha finito le soluzioni. Campiello, esce Corral, entra Andrea Campiello. Esce anche Kevin Cusenza, entra di nuovo Edo Caversazio. Sempre schema testa. E così Borghetti, appena entrato in campo, stende Chinellato e si prende il suo secondo fallo. È fondo o lato? È lato o fondo? Lato, direi. Risolto questo enigma, si può ripartire. Sempre Maria Martini Chinellato, palla dentro, palla dentro, palla dentro. Qui Goveri ci prova, bravo Borghetti a sostituirlo su Chinellato che prova lo stesso il tiro da tre, che non va qui. Piccolo pasticcio in transizione, ma Borghetti riesce a essere pescato. Per il meno 10 e time out ospite. C'è vita, c'è vita, c'è un po' di luce in fondo al tunnel. Altra verve dell'alto Sebino che con uno scatto d'orgoglio cerca di rimettersi in partita e Vicenza che è compassata, ha un po' vivacchiato sulle sue soluzioni individuali e sul suo vantaggio accumulato, meritatamente accumulato. Con il ritorno in campo di Andrea Campiello forse cambieranno un po' le cose, una vera spina nel fianco nel pitturato. Ampie le rotazioni sebine, un po' meno quelle vicentine. 9 giocatori in campo per l'alto Sebino. Sette per Vicenza, che tiene in campo Andrea Umberto Campiello. Tiene in campo Montanari, Chinellato e De Martini. Non cambia l'assetto tattico. Ops, sbaglio. C'è Coltro. C'è Coltro in campo. Su De Martini. Con Borghetti che cerca di mordere le caviglie a Chinellato. Ed è zona. Ed è ancora zona. Di Meco. Di Meco ancora su Campiello che non lascia girare molto bene. Chinellato cerca di pescarlo. Fondo un secondo, fondo un secondo, forse era palla Sebina, ma comunque un secondo. Attenzione a non pescare dentro l'area il giocatore, soprattutto Andrea Campiello. Attenzione che avversario. Coltro si fa sfuggire l'esperto De Martini che segna. Che segna un secondo, praticamente di tocco. L'unica cosa che poteva fare in un secondo. Si svitta Goveri, che non si arrischia contro Campiello, che aveva capito tutto. Scarico sotto per Coltro, che viene stoppato da Campiello. Umberto Campiello. Confusione metà campo. Borghetti, Coltro. Si gira, si volta, si calma. Borghetti non ci sta. Borghetti non ci sta. Prova Di Meco, non va. Festival degli errori e delle occasioni mancate. Ma la palla è ancora in attacco e sono 12 punti da recuperare, si può fare, 16, 15 secondi, l'ultima azione d'attacco per l'alto Sebino, che però non può concludere con la palla in mano. Infatti Goveri tira un rampicante per il meno 10 con 3 secondi da giocare per Vicenza e qui è importante, no fallo, no canestro, e così è. Per fortuna.
Ed eccoci adesso all'ultimo atto della partita, quarto quarto. La rimessa vicentina, intanto mi scuso per non averlo ricordato prima, un minuto di silenzio era dedicato a Pierfrancesco Betti, dirigente della FIP, scomparso prematuramente all'età di 48 anni. Le mie condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Ma veniamo a quello che è lo sport che ci piace, anche se questa conclusione un po' ci è piaciuta di meno, con Umberto Campiello che sbaglia di poco. Qui Di Meco si lascia intercettare il passaggio, De Martini è salito in cattedra, ma i suoi compagni non l'hanno capito. Palla contesa a Chinellato, Di Meco è stato comunque bravo a recuperare. Trame prevedibili per l'Alto Sebino, che continua a circolare palla sugli esterni, quindi continua a permettere la difesa ospite di allargarsi, preoccupandosi sempre di meno del pitturato, e a cercare l'intercetto, l'anticipo. Colto, la fa pendolare su Di Meco. Borghetti si tuffa con l'aiuto di Campiello, Andrea, mentre Umberto è uscito per Corral, è tornato in campo e regala 14 secondi dalla rimessa per l'attacco Sebino. Edo Cavessazio non si fida Colto, che invece preferisce regalarla a Di Martini, che si mette in proprio stavolta e segna facile. Un rapace. Cavessazio si fa sporcare la palla che non raggiunge Di Meco, e Vicenza è ancora di là, e sono tre palloni rubati in tre azioni per Vicenza, che vuole chiudere definitivamente l'incontro. Vicenza se la palleggia comoda. Oh, qui Coltro fallo sul tiro. Sul tiro, dicevo, di Montanari, tiro da tre, quindi saranno tre tiri liberi al rientro dal time out per Vicenza. Il ragazzo Coltro un po' in confusione, sono 12 punti da recuperare, ma tre tiri liberi per Montanari, che non aveva certo bisogno. E Masic, che era già sul cubo del cambio, immagino prenderà il posto di Coltro. In serata no. Si rientra in campo, 8:30 da giocare, lo svantaggio non è impossibile da recuperare, ma c'è da aprire assolutamente la scatola difensiva di vicentina, che è oltremodo blindata. Sono in campo tutti gli Spetsnaz per evitare che l'Alto Sebino recuperi. Segna il primo Montanari, comodo comodo. Va per il secondo, di nuovo facile. De Martini tiene d'occhio Masic. Si gioca. Terzo canestro realizzato. Esce De Martini, entra Svobodan. Sul più 15 De Martini comunque tenuto precauzionalmente per l'ultimo rush, se dovesse mai servire. Masic veloce per Gorreri, che insacca e risponde ai tre tiri liberi, riportando la situazione a meno 12. Vicenza, che ha comunque vistosamente rallentato, certo, visto anche il vantaggio che aveva e di cui poteva disporre. Gioco alto basso. Campiello Corral, ok.
Zona anche per Vicenza, Masic largo, Guerrieri si butta, ridà Masic, angolo per Borghetti che perde l'attimo, trova Caversazio, extra pass per Masic che litiga ancora col canestro. E qui Caversazio non riesce a toccare fuori per una rimessa in attacco, quindi Vicenza di nuovo di là. Sempre molto rapida, Andrea Campiello anche velocissimo, qui pasticcia un po' con Chinellato, Masic e si di Foresta per Caversazio che si accomoda sull'arco e segna per il meno 11. Ed è cambio, esce Di Meco, entra Kevin Cusenza. Undici punti in sette minuti, chissà. Masic ci mette più verve in difesa, resta il taglio di Corral, si occupa anche di Svobodan, gli sfiora il cuoio, Svobodan si lamenta ma non più di tanto, effettivamente ha ragione, trova in qualche modo Cusenza che la spara in mezzo, poi recupera, torna in campo e segna per il meno 9. Una transizione molto ben riuscita, provata e riprovata in allenamento, credo. Intanto Borghetti dà fastidio a Campiello, liberissimo che segna e subisce fallo. Terzo canestro e fallo concesso, è significativo. Esce Caversazio, torna in campo Capitan Sabadini, non cambia la trama tattica. È in lunetta Andrea Campiello, che ha ristabilito la doppia cifra di vantaggio per Vicenza e può andare al più 12. E infatti è così. Qui l'esperienza non dà nessun tipo di chance. Qui quando c'è da mettere si mette. Capitan Sabadini, blocco rifiutato da Borghetti che va fino in fondo e segna senza subire fallo. Intanto Andrea Campiello chiede il cambio alla panchina, che non glielo concede. Stai giocando bene, sta in campo, va. Montanari si beffa di Masic, Chiniella non riesce ma trova Corral per un secondo tiro, gli viene strappata la palla dalle mani da Masic, forse fallosamente, e qui antisportivo. Sabadini riesce a rubare palla. A Chinellato che lo trattiene visibilmente, lo stende a terra, fallo antisportivo. Piccolo momento da bar a centrocampo, con Morellato e Cusenza che si tocchicciano i rispettivi comunque nulla di che. Una trattenuta mai riuscita, magari qualche piccolo conto da saldare. E intanto Capitan Sabadini va per i suoi due tiri dalla lunetta per il meno 9. E poi per il meno 8 in scioltezza. Guerrieri, Masic, Chinellato rimane in campo, come a dimostrare che non aveva fatto niente di che. Borghetti chiama lo schema, Pollice aveva capito tutto Chinellato ma non si azzarda a tentare il furto a Guerrieri, più spallato. Cusenza in angolo, perde una pallaccia regalata a Montanari che è lestissimo a recuperarla, e Svobodan può imbastire l'azione d'attacco per gli ospiti. Chinellato, Svobodan, fintona e tiro da tre che non va per fortuna. Masic pasticcia con Guerrieri e palla regalata a Vicenza. Palla regalata a Vicenza, non si sono visti negli specchietti, sono andati in due per troppa foga. Qui Borghetti per altrettanta foga commette fallo su Campiello Umberto, che è tornato in campo per Andrea.
la Vicenza sul più 8 se la gestisce amabilmente, sempre zona casalinga, spintina di Cusenza, quello che basta per sbilanciare Corrale, non permette di disegnare, siamo già di là, Sabadin non si prende la responsabilità, Borghetti nemmeno, si butta dentro contro chi nel lato, alza la parabola, non va, ma subisce fallo. Borghetti comunque ci mette grinta, ci mette voglia, meritava forse anche il supplementare. Quinto fallo di Chinellato, che perplesso se ne esce, lascia posto a De Martini, avrei forse preferito che rimanesse in campo con quattro falli, ma comunque l'avvicendamento a 5 minuti dalla fine classico ci sarebbe stato comunque. Sbaglia il primo Borghetti, che invece non sente l'odore del sangue se non del suo. Realizza il secondo per il meno 7 a 5 minuti da giocare, con Svobodan che porta palla e De Martini che gioca a guardia. Rifiuta il blocco, continua per linee esterne, Svobodan, De Martini, Svobodan, niente Campiello. Ora sì, quando mancano 4 secondi e Montanari deve prodursi in un jump in arretramento che non va, però guadagna 20 secondi Vicenza al cronometro. Masic difficoltà, De Martini velocissimo di mani, bisogna stare attenti. Cusenza non ci crede, Guerreri sì, difficile e non va, sputtato fuori per un pelo. Cusenza che dà il 5 a Guerreri, perché forse avrebbe dovuto impegnarsi lui in questo tiro. Poco male, mancano 12 secondi, Vicenza continua a giocare col cronometro, tenta velleitariamente un passaggio dietro schiena che ottiene anche troppo rispetto al meritato, e cioè una palla 2. Capitan Sabadini ci mette, come si può dire, gli zebedei. Si fa rispettare, è rimessa all'attacco per Vicenza con 6 secondi da giocare, con pericolo nel pitturato. Kevin Cusenza si lascia trascinare dentro da Umberto Campiello. Qui Borghetti riesce a sfiorare la palla a De Martini, che fa una magia da 7 metri e mezzo sulla sirena, buzzer beater, segna da 3, pesantissimo tiro da 3. Intanto Cusenza pescato comodo dentro da Sabadini, alto basso, si lamenta per un fallo forse subito da Corral, e sono 8 punti da recuperare. È viva finalmente la partita. L'altro Sabino ci sta provando, certo sotto di 8, ma ci sta provando. Umberto Campello si avvicina, troppo facile, riesce a palleggiare in aria indisturbato e la appoggia di nuovo per il meno 10, 73-63, 3-18 da giocare. Palla Sabina, Masic che finora ha fatto fatica, gioca per la squadra. Qui Montanari commette fallo, era difesa a 4 carti nella rotazione su Capitan Sabadini, e forse gli arbitri avevano una gran voglia anche di fischiare un fallo a favore a Sabadini, che va in lunetta a 3-10. Gli ospiti sono in bonus, i locali ancora no, non c'è bisogno per il momento di commettere il quarto fallo. Mette il primo Sabadini, glaciale dalla lunetta, e non mi smentisce nemmeno con il secondo per il nuovo meno 8, 3 minuti da giocare, ma Svobodan e De Martini hanno ben altri piani in mente, infatti si cercano e si trovano beatamente, non hanno fretta di attaccare la difesa Alto Sabina, che continua con la zona, traccianti ben disegnati che pescano maglie rosse in area, contesa, palla contesa di voglia, 3 giocatori Sabini sul cuoio e Corral non riesce a fare altro. Time out Vicentino, palla, la freccia dice palla Alto Sabino, 2.51, 8 punti.
Old Wild West. Old Wild West. L'unica cosa che mi viene da dire durante questi time out. Miracolo alla Pusa, miracolo alla palla romena. Ebbene sì, ci vorrebbe un po' di ossigeno. I ragazzi hanno pagato carissimo il secondo quarto, di pieno di distrazioni e di poca voglia. Hanno ricucito piano piano un terzo quarto più o meno alla pari, e nel quarto quarto si sono fatti fino a qui preferire. Aprono bene la difesa, ma ahimè Capitan Sabadini si porta il piede fuori nel cercare di attaccare il fondo. L'abito non casca nel casquet di Montanari, che rimane in campo. Fortuna nostra, secondo me. Pescato benissimo Corral, che viene stoppato da Sabadini, ma fallosamente secondo la coppia arbitrale. Per il quarto fallo locale, andrà comunque in lunetta e poi sarà bonus. Situazione di parità anche in questo caso. Torna in campo Edo Caversazio, gli lascia il posto Borghetti. Quintetto alto per l'Alto Sebino, con Masic, Caversazio, Guerrieri, Cusenza e Capitan Sabadini. Segna il primo Corral. Vicenza mortifera da tre dalla lunetta. Da tre per fortuna non altrettanto, almeno per il momento, a parte un certo De Martini. Masic fa rotolare la palla, ma non i secondi, e si proietta, si mette in proprio, ci prova, non va. Qui probabilmente è stata chiara l'indicazione della panchina di tentare, ma ahimè forse non era questo il momento né il movimento precisissimo dall'angolo Montanari. E sono 12 punti in un amen, da meno 8 a meno 12 in un amen. Trattenuta vistosa subita da Capitan Sabadini da parte di De Martini, che sa benissimo qual è la sua situazione falli, e sa benissimo che in questo caso di mismatch o faceva così o faceva così. Non stiamo a pensarci troppo, teniamo la palla in mano, gestiamola fino alla fine. Sbaglia il primo tiro libero Capitan Sabadini. Tanto si prepara sul cubo Conte, segna il secondo ed è cambio, esce Guerrieri, entra Conte. Terzo fallo commesso, così, appena entrato, Ale. Per mandare in lunetta su un tecnico. Oh, non posso restarmi un secondo, non posso restarmi un secondo. E intanto è Umberto Campiello che va a mettere il primo tiro libero. E unico, visto che il tecnico è un tiro libero solo e palla in mano da metà campo. Ricordiamoci, su tutti e due i lati del campo si può passare la palla. 66-68, due minuti scarsissimi da giocare. Svobodan, comodo, Campiello, giro, palla. Qui Montanari sbaglia la tripla e palla Sebina conquistata dalla voglia di Campiello di andare a rimbalzo in attacco. 14 secondi da giocare. Linea? Linea, lo sentivo chiamare dalle giovanili. Ma guardali, davvero fanno linea. Non ci casca ovviamente l'altro Sebino, che costringe a metà campo gli avversari. De Martini facile, Svobodan trova una triplozza, una triplozza difficile. Conte si arrampica ma sbaglia. Buono comunque il tentativo, la difesa si era spalancata, ma Svobodan non aveva nessun tipo di voglia di fargli fare canestro, e così è riuscito a impedirglielo. Contro due, comodo, se la gira Vicenza, ormai
le energie sono scemate. A 1 minuto e 12 dalla fine, su 15 punti sotto, 81-66. Esce tra gli applausi Svobodan, entra in campo un ragazzo. Luca Contrino, che pensavo che Masi ci volesse mettere in lunetta, ma effettivamente non è il caso, così cincischiare e divertirsi con i giovani. C'è l'orgoglio ferito. Caversazzo in transizione, quello che avremmo voluto vedere dall'inizio della partita, peccato, funziona solo adesso quando ormai la partita è conclusa. Io intanto, visto che i titoli di coda stanno scorrendo, vi saluto e vi ringrazio, stasera in versione single. E intanto mi tocca anche guardare il quarto canestro e fallo a favore di Umberto Campiello, che torna in lunetta dopo il tecnico. Dicevo, titoli di coda ormai che scorrono. Un altro Sabino troppo ombre, poco luci. Qualcosa di buono io sinceramente l'ho visto, salvo i primi 5 minuti del primo quarto e i primi 5 minuti del quarto quarto. Tengo in sospeso il terzo quarto, che è stato di clinch. Intanto Masic cerca di sistemare il suo tabellino, ma con scarsa fortuna. E niente, cosa vi devo dire, un'altra sconfitta. Vicenza comunque squadra forte, ben messa in campo, sicuramente merita la posizione di classifica che ha, e ci auguriamo tutti qualcosa di meglio per il futuro, per l'Alto Sabino, perché così veramente non va. 12 punti, 9 secondi e 7 da giocare. Palla Vicenza, che probabilmente finirà in attacco. Nessuno ha voglia di mettere in lunetta Contrini. Corral segna a 1-9. Sabadini da metà campo. E finite qui. Ciao a tutti. Disaster. Disaster. Disaster.